Videotop, con grande piacere abbiamo con noi Angela Nobile. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie, grazie mille. Innanzitutto, come stai? Perché è una domanda di rito che si fa sempre, ma da qualche tempo a questa parte è importante la risposta. Non so se sei d'accordo. No, bene, sì, sono d'accordissimo e sto discretamente bene, compatibilmente col momento, insomma, storico, sociale, economico che stiamo vivendo, ma non mi posso lamentare. Noi siamo, come dico spesso io, si resiste artisticamente, perché insomma ci dà un tono così. Così un po' più. Sì, con la verba. Però le novità positive comunque ci sono, anche se insomma niente di diverso rispetto. No, niente di diverso, perché qui il gioco di parole è un attimo. Certo. Niente di diverso è il tuo nuovo singolo, dico bene. Sì, è il mio nuovo singolo, ultimo singolo. Appunto, è un po' un insieme di tante sfaccettature della nostra esistenza, è un brano assolutamente autobiografico, forse uno dei più sentiti che ho scritto insieme a Barbara Catera e a Vincenzo Cavalli, che è, diciamo, l'arrangiatore, il produttore musicale del brano, perché insomma parla di questo momento in cui siamo un po' persi e un po' poco ascoltati, nel senso, prima dicevi appunto come stai, è una cosa importante più che mai adesso, ed è una domanda un po' retorica, tante volte chiediamo come stai e non ascoltiamo neanche la risposta. È verissimo. Sì. Primo perché tanto sarà sempre tutto bene, grazie, cioè perché tanto insomma è inutile, no? Esatto. Perché tante volte le cose più scontate, le cose più banali, poi alla fine, che sono tra le più importanti, si perdono in mezzo a tante cose che sembrano invece essere quelle fondamentali, solo perché più complicate, no? Più ingarbugliate. E quindi è un brano che insomma è un po' una denuncia all'essere, al potersi sentire sempre se stessi, anche quando gli altri pensano noi siamo sbagliati, qualora anche fossimo, la parola sbagliati non mi piace, ma diciamo diversi, qualora anche fossimo diversi, forse non sbagliati, ma nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, anche quando ci sentiamo fuori luogo, perché magari effettivamente lo siamo, comunque potersi sentire liberi sempre di essere se stessi e comunque accolti in qualche modo. Il pregiudizio per me è una cosa che, a parte, un po' mi segna, nel senso che tante volte sono stata vittima, se vittima è il termine giusto, insomma, forse è eccessivo, ma il pregiudizio mi ha privato di tante cose e magari ha privato anche qualcuno della mia conoscenza, della mia persona, che invece poteva essere assolutamente diversa da quella che era l'idea che magari loro si erano fatti. E basta, quindi è proprio un'introspezione nel mio mondo, ma che vuole essere anche un invito agli altri a fidarsi un po' più di ciò che siamo davvero, a prescindere da quello che gli altri vorrebbero da noi, ecco. Ma tu parlami adesso, e credimi adesso, fallo e basta adesso, che poi domani no, non c'è più tempo. E parlami adesso, e credimi adesso, fallo e basta adesso, che ho la stessa faccia ma dentro tutto è diverso. Tra le note biografiche mi aveva appunto colpito la frase: quindi basta, voglio essere me stessa anche se forse non è il massimo. Quindi riassumeva. Ma sì, perché è chiaro che insomma noi siamo bravissimi o a esaltarci tante volte, ci sopravvalutiamo tantissimo, ma allo stesso modo ci sottovalutiamo tantissimo. Insomma, è impossibile che qualcuno si giudichi veramente per ciò che è. E quindi sì. Probabilmente a volte sono scomoda, a volte non sono abbastanza, ma insomma, ma chi se ne frega, questo è il senso. Purché si stia bene e sereni con se stessi, ovvio che se ti senti insoddisfatto per te stesso, allora è un problema grande, allora devi fare di tutto per essere fiero di te stesso, per sentirti realizzato, in qualsiasi modo, purché sia ovviamente legale e comunque nel rispetto anche della vita degli altri. Dopodiché che gli altri pensino ciò che vogliono, peggio per loro, ecco. Voglio convincermi di questo.
assolutamente condiviso. Poi magari tante volte non riesco a metterlo in pratica, è tutta un'autoconvinzione, però già provarci non è male. Poi in questo mondo, per quanto io l'abbia vissuto poi relativamente poco, non è che abbia fatto chissà che cosa dal punto di vista artistico televisivo, però quelle poche esperienze che ho fatto mi hanno sempre fatta sentire inadeguata, perché tante volte gli altri concorrenti, per esempio dei talent, erano molto più sfacciati, molto più sicuri, quindi io vedevo sempre tutti molto più bravi di me, molto più preparati di me, molto più sciolti di me, di tutti. Io invece sono super introversa, molto solitaria, quindi magari la sera si vedevano tutti, stavano nelle stanze, facevano festa, bevevano qualcosa. Io invece sono astemia, c'ho l'ansia. L'indomani magari avevo la sfida e quindi mi dovevo concentrare, dovevo studiare il pezzo, sono una che studia, cioè ci tengo ad essere comunque preparata. Poi certo, anche perché siccome sono molto emotiva, tante volte la mia emotività mi frega, nel senso che se una cosa la sono pronta al 100%, poi a causa dell'emotività renderò 50%. Levaci anche la preparazione, è una tragedia, quindi almeno io arrivo lì. Lasciatemi tranquilla. Come quando vai a fare l'esame all'università. No? Quello, la modalità. Quindi sì, ero praticamente un po' emarginata da tutto il resto, spesso e volentieri. E questo mi faceva stare molto male, perché pensavo di non essere all'altezza anche per questo. Oggi, chiaramente, sono anche passati 6-7 anni, quindi certo, sono una donna, sono più grande, ho vissuto tante altre cose. Oggi rivivrei tutte quelle cose con uno spirito totalmente diverso e con una consapevolezza totalmente diversa. E farei della mia introversione, della mia indipendenza e, come dire, io tante volte i miei mi dicono sei sociopatica, che non c'è niente da ridere, perché potrebbe essere anche un problema, quindi certo, lo dico con le pinze questa certo, cretinata che ho appena detto, certo, però nel senso veramente io tante volte ho bisogno di circondarmi di niente, solo di me, della mia casa, delle mie comodità, perché sono fatta così da sempre. Quando ero piccola, il sabato sera a 14-15 anni, le mie amiche spesso uscivano, no? Uh-huh. Io invece uscivo un sabato al mese, per dire, in media, perché amavo l'idea di potermi rilassare a vedermi 250 film con il gelato e la pizza, senza l'ansia dei compiti della scuola l'indomani. E io volevo stare a casa da sola e tutti pensavano che fossi impazzita perché non volevo uscire. Ma li vedevo tutti i giorni, allora, a scuola, esatto, in piazza, in palestra. Stasera lasciatemi stare, voglio vedermi film col mio cane e basta, e mangiarmi il gelato. Direttamente dal barattolo. Meraviglioso, queste, poi diciamoci la verità, queste soddisfazioni sono impagabili nell'intimità, sì, tranquilla, sì, senso senza di grossi problemi. Sì, questo senso di pienezza, proprio di ora sì, è tutto ok, tutto perfetto. Dura poco, magari 20 minuti, mezz'ora, che poi ti arriva il messaggio, la telefonata ed è finito. È l'incantesimo. Però poi 20 minuti, quella mezz'ora. Ci sta, alla grande. Sì. Per niente di diverso, questo singolo non sei solo a proporlo, ma c'è un future in quello dei Dinastia, no? Assolutamente sì, è un featuring di cui sono molto, molto orgogliosa, fiera, felice. Primo perché Maurizio è un grandissimo artista siciliano che ha sempre temi molto, molto importanti nel suo, diciamo, nella sua storia musicale. E poi perché, voglio dire, è un autore anche di un certo tipo, ha scritto per Mengoni, J-Ax, eccetera. E poi perché ha accolto subito l'invito. Noi abbiamo scritto questo brano, poi non era proprio così, poi piano piano si è plasmato come normale che sia, però essendo così, insomma, introspettivo, forse anche un po' complicato, un linguaggio non del tutto così fluibile subito, magari va ascoltato due volte, a parte il ritornello, voglio dire che ha l'obiettivo di essere un attimino arriva più esatto, avevamo l'esigenza di renderlo, di svecchiarlo, passami il termine, e quindi abbiamo pensato a chiedere a lui, insomma, se aveva voglia di una collaborazione. Ha detto subito sì, ha ascoltato ovviamente il pezzo, gli è piaciuto, e da lì nell'arco di un paio di settimane non ci siamo potuti incontrare, avrei voluto che ci fosse nel video ma non era possibile, un po' per tutto quello che sono le norme anti-covid, un po' perché aveva già i suoi impegni in programma, e abbiamo realizzato questo brano.
Tra l'altro ora è uscito un altro suo brano, Colapisci si chiama, un brano bellissimo, un po' in italiano, un po' in siciliano. E no, io sono felice di parlare anche insomma della sua, di arte, perché veramente è un artista che stimo, altrimenti non gli avrei mai chiesto di collaborare con me. Eh beh, mi sembra giusto poi quello spirito di collaborazione per sostegno reciproco. Ci sta. Adesso cosa succede? Dopo adesso succede di tutto. E noi siamo, io parlo al plurale perché sono sempre coadiuvata da un team, no, super fedele, che si compone prima di tutto di Barbara Catara, che è la mia vocal coach, la direttrice artistica, il direttore artistico, esatto, e poi spesso e volentieri è autrice con me di alcuni brani. E niente, praticamente succede che nell'arco di un mese, tra altre collaborazioni che si sono sviluppate, tra brani che abbiamo scritto noi, ci siamo resi conto di avere una cosa come 5-6 pezzi in cantiere, un po' a Los Angeles, perché alcuni li cura Jacopo Pinna, che è un produttore che vive in America, un po' qui con Vincenzo Cavalli in Sicilia, eccetera. I brani, alcuni sono nostri, altri sono di Chiara Catara, che è una bravissima autrice anche lei, e il caso vuole sia la sorella di Barbara, quindi poi noi siciliani amiamo questo spirito di gruppo. Però diciamo è un sodalizio che funziona, anche gli spettacoli che portiamo a teatro si fondano su questo sodalizio, sulla collaborazione di noi, di tutte le persone che ho citato fino ad adesso, quindi insomma squadra che vince non si cambia. Mi sembra giusto. E quindi niente, abbiamo una serie di cose in cantiere. Abbiamo registrato proprio qualche giorno fa, prima che diventassimo rossi, siamo andati in studio e abbiamo registrato un paio di brani che adesso cerchiamo di produrre nel miglior modo possibile, videoclip permettendo, sempre quindi con tutte quelle che sono le varie normative. E infatti il video di Niente di Diverso è realizzato in studio anche per questo. Poi onestamente, nella sua semplicità, a noi piace tantissimo, ci siamo contenti perché pensiamo che arrivi bello forte il messaggio senza troppi fronzoli, no? Esatto. Però è ovvio che bisogna spaziare, bisogna variare, non possiamo riproporre le stesse cose, quindi ci faremo venire in mente qualche idea e basta. Quindi una data non te la so dire, però sicuramente a breve uscirà un singolo e senz'altro in autunno un album con tutta sta roba. Lo dobbiamo fare ormai, sì. Allora abbiamo modo sicuramente di risentirci, di rivederci, non di sabato, perché non voglio interrompere il rito, pizza e gelato. No, me lo sono segnato. Avevo 14 anni. Non ti chiamo. Okay. Angelo, è stato un piacere. Che ora sia molto diverso. No, eh? Vabbè, ma non lo diciamo. L'artista deve far immaginare cose incredibili. Sì, che la notte sia creativo, che te lo dico fa. Ok, è stato davvero un piacere, un grande abbraccio, un piacere mio. E a presto, Angela, grazie, ciao. Parlami adesso, credimi adesso, fallo e basta adesso, che ho la stessa faccia ma dentro tutto è diverso.